Ciao ragazzi, bene, allora oggi sono qui a spiaggia che sto appunto vedendo quante persone già vogliono fare il bagno. L'acqua è ancora fredda, ma noi adoriamo buttarci nell'acqua per ottenere un po' di refrigerio quando fa così caldo. E mi è venuto in mente quando l'anno scorso ero in India, sull'Oceano Indiano, a fare questo studio sui cani randagi degli stati del Goa, del Kerala e del Karnataka, che è durato quasi 2 mesi. Ho avuto la possibilità di studiare per tutti questi giorni le interazioni spontanee che hanno questi animali, che fortunatamente per loro non devono dipendere da nessun padrone, ma decidono loro quale deve essere il proprio destino. E pensate che alcune volte questi cani non sopportavano che io passassi nel loro territorio e mi attaccavano, e mi sono salvato alcune volte, appunto, specialmente 2 volte, buttandomi nell'Oceano Indiano cercando di salvare il mio cellulare che utilizzavo per fotografarli e per fargli il filmato. E nessuno di loro si è mai buttato per volermi seguire, anzi, come toccavano l'acqua preferivano lasciarmi stare. Ecco, mi sono fatto più di una volta questa domanda, alcune cose le sapevo già: il perché i cani siano così reticenti spesso a immergersi nell'acqua. Allora, quando i cani vivono in branco, il doversi lavare, il doversi immergere nell'acqua può creargli dei grossi problemi. Possono perdere il loro odore, e il loro odore per i cani è tutto, cioè è come fosse la loro carta d'identità. Se stessero a mollo per molto tempo escono ed è quasi che si devono rifare la loro identità. Non so se voi vedete, quando i cani si incontrano, la prima cosa, se non si conoscono, specialmente quando non si conoscono, si annusano per molto tempo, e dopo essersi annusati a volte decidono di andarsene secondo direzioni diverse, e decidono magari di mettersi a interagire o addirittura iniziano a litigare. Ecco, voi pensate che effetto fa al cane quando voi, perché magari lo tenete in casa, puzza, ed è proprio quella puzza che a lui piace, perché, come vi ho appena detto, è la sua carta d'identità, è questo strumento principale attraverso il quale comunica con altri animali della sua stessa specie. Ecco, voi decidete di prendere un bel shampoo profumato e invece cambiargli il suo odore, gli date una bella lavata, una bella strigliata, una bella spazzolata. Prima il cane puzzava del suo odore, della sua identità, voi gliela azzerate e iniziate a farlo puzzare magari di lavanda piuttosto che di gelsomino. Per il cane è uno stress incredibile che le persone non vogliono capire. Non vogliono capire perché il bene che si prova per l'animale è fittizio. Si prende un animale, cioè se ne frega completamente che è un animale da branco che dovrebbe vivere sempre con altri cani, non da solo col padrone. L'ultima cosa che lui vuole è farsi addestrare, educare, eccetera. Lo fa perché non ha altre soluzioni per risolvere la sua sopravvivenza. Noi lo cresciamo da cucciolo alle nostre dipendenze, e lui, siccome è anche un carnivoro, quindi usa una strategia per sopravvivere, decide di accondiscendere spesso a queste cose. A volte non lo fa e si aggredisce, ma questo è un altro discorso. Ecco, lui soffre realmente di malessere psicologico quando voi lo lavate. A volte io do questi consigli per ottenere il benessere psicologico, che vanno contro l'interesse magari di chi toeletta i cani, magari vanno contro di chi vende shampoo per cani, o vanno contro a tanti professionisti del settore. Ovvio che non sono ben volute, per non parlare di quegli idioti che a volte prendono questi miei post, li mettono nella loro pagina e così, non sapendo cosa fare, si divertono a commentare senza conoscere poi realmente quello, le cose come stanno. Io, per ottenere certi concetti, ho girato il mondo, studio da tanti anni, e per capire proprio alcune necessità legate al benessere psicologico dell'animale ho fatto l'anno scorso questo studio sull'Oceano Indiano, dove i cani potrebbero fare nient'altro se non decidere di farsi un bagno tutti i giorni. Invece si cercano refrigerio nella foresta circostante, stanno all'ombra, addirittura scavano a volte delle buche e si mettono sotto per trovare il fresco,
ma non scelgono praticamente quasi mai, a meno che di andare sul bordo del, dell'oceano, se vedono dei magari pesci che vogliono pescare per cibarsene, perché spesso laggiù nessuno si occupa di questi cani. E so benissimo che ci sono razze che sono state come dire, selezionate perché si immergono nell'acqua. Tra l'altro è curioso vedere come alcuni di questi cani appartenenti appunto a queste razze non vogliono fare il bagno e i proprietari tonti li obblighino a tutti i costi e siano indispettiti dal fatto che un Labrador, piuttosto che un'altra di queste razze diciamo venduti come cani nuotatori, non vogliono entrare in acqua, e non vogliono entrare in acqua, o magari non vogliono entrare in acqua in quel momento perché hanno dei motivi ben precisi. Quindi ecco perché ho individuato come nono mio consiglio per ottenere il benessere specialmente dei cani da guardia, quelli destinati a stare in giardino: non lavateli mai e lasciate che decidano loro se prendersi la pioggia, se arrotolarsi nella neve, se magari avete una vasca che decidono di entrare loro, allora sono in un momento che decidono questa cosa, ma non, tra virgolette, abituateli o impoleteli di fare il bagno quando decidete voi. Bene, anche oggi vi ringrazio tanto per avermi seguito e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!